Benvenuti su Whispers of Wisdom. Oggi voglio portarvi in un viaggio che potrebbe davvero trasformare la vostra vita quotidiana. Viviamo in un mondo frenetico, dove spesso ci ritroviamo sommersi da responsabilità, impegni e una costante sensazione di correre dietro al tempo. È una sensazione che conosciamo tutti, vero? Ma c'è una via d'uscita da questa spirale, una via che ci permette di riconnetterci con quella serenità interiore che a volte sembra così difficile da raggiungere. In questo video voglio condividere con voi qualcosa di veramente speciale. Tre mantra, semplici ma incredibilmente potenti, che possono aiutarvi a riportare la pace e l'equilibrio nelle vostre giornate. Questi mantra non sono solo parole, ma veri e propri strumenti che, se usati con costanza, possono cambiare profondamente il modo in cui affrontate la vita. Prima di addentrarci nei dettagli, voglio ricordarvi una cosa importante. Se questo tipo di contenuti vi interessa, se sentite che potrebbero aiutarvi a trovare una maggiore serenità, vi invito a iscrivervi al canale Whispers of Wisdom. Attivate la campanellina per non perdere nessuno dei prossimi video e lasciate un like per sostenere il canale. Ogni vostro gesto di supporto è prezioso e mi permette di continuare a creare contenuti che possano ispirarvi e aiutarvi nel vostro percorso verso una vita più consapevole e serena. Tornando a noi, questi mantra sono delle chiavi che possono aprire le porte a una nuova dimensione del vivere, dove la serenità non è più un miraggio, ma una realtà concreta e tangibile. Quindi, state comodi, aprite la mente e il cuore, e lasciatevi guidare in questo percorso di scoperta interiore. Quello che state per ascoltare non è solo un insieme di parole, ma un invito a cambiare prospettiva, a scegliere consapevolmente di vivere con più leggerezza, con più pace. Il primo mantra che ho scelto di condividere con voi oggi è una vera pietra angolare per chiunque voglia trovare serenità nella propria vita. Accetto ciò che non posso cambiare. È un principio semplice, ma al contempo profondamente trasformativo, che può liberarci da una delle maggiori fonti di stress e ansia. Accettare ciò che non possiamo cambiare non significa arrendersi o rinunciare a migliorare le nostre condizioni. Al contrario, implica un atto di grande forza interiore, una scelta consapevole di smettere di lottare contro quelle realtà che, indipendentemente dai nostri sforzi, rimangono fuori dal nostro controllo. Questo mantra ci invita a fare pace con l'idea che non possiamo sempre determinare l'esito delle cose. E va bene così. Quando ci opponiamo a ciò che non possiamo cambiare, ci ritroviamo intrappolati in una spirale di frustrazione e impotenza. La nostra mente continua a rimuginare, cercando soluzioni impossibili, mentre il nostro corpo accumula tensione, ansia e stress. È come tentare di fermare una tempesta con le mani, uno sforzo inutile che ci lascia esausti e senza speranza. Ma nel momento in cui accettiamo che non tutto è nelle nostre mani, qualcosa di straordinario accade. Iniziamo a recuperare energia, a liberarci di quel peso che ci schiacciava e a ritrovare una sensazione di pace profonda. Il vero potere di questo mantra risiede nel suo effetto su di noi, nel modo in cui ci permette di riscoprire il valore dell'equilibrio. Accettare non significa restare passivi o indifferenti, ma piuttosto scegliere di riservare la nostra energia mentale ed emotiva per quelle cose che possiamo davvero influenzare. Significa riconoscere che ogni sforzo ha il suo limite e che è più saggio concentrarsi su ciò che possiamo cambiare, invece di sprecare energie su ciò che è fuori dalla nostra portata. Questa accettazione apre la strada a una nuova forma di libertà interiore. Invece di essere schiavi delle nostre aspettative, impariamo a vivere con maggiore flessibilità e resilienza. Affrontare la realtà per quella che è, senza cercare di modificarla a ogni costo, ci permette di vivere in armonia con noi stessi e con il mondo che ci circonda. È un atto di grande coraggio, che ci conduce verso una serenità duratura, una serenità che nasce dalla consapevolezza e dall'accettazione. Incorporare questo mantra nella nostra vita quotidiana richiede pratica e pazienza, ma i benefici che ne derivano sono immensi. Ogni volta che ci troviamo di fronte a una situazione difficile o che provoca ansia, possiamo fermarci un attimo, ripetere questo mantra e permetterci di accettare la realtà senza opporci ad essa. Questo semplice gesto ci può restituire una sensazione di pace e di controllo su noi stessi che credevamo persa. In definitiva, accetto ciò che non posso cambiare non è solo un mantra, ma un vero e proprio stile di vita, una filosofia che può trasformare radicalmente il nostro modo di vivere, rendendoci più sereni, più forti e più centrati.
Il secondo mantra, vivo nel presente, qui e ora, rappresenta un invito potente a riscoprire il valore del momento presente, un invito a staccarsi dalla prigione del passato e dalle preoccupazioni per il futuro. Questo mantra ci ricorda che la vita si svolge in un continuo presente, l'unico momento in cui possiamo realmente agire, sentire, vivere. Nella società di oggi, siamo spesso distratti da mille pensieri, progetti e aspettative. La nostra mente tende a vagare, saltando tra ricordi del passato e anticipazioni del futuro. Questo continuo divagare ci allontana dall'esperienza diretta del qui e ora, lasciandoci insoddisfatti e inquieti. Siamo talmente abituati a vivere altrove con la mente, che ci dimentichiamo di assaporare la ricchezza di ciò che sta accadendo proprio sotto i nostri occhi. Vivere nel presente non significa ignorare il passato o trascurare il futuro, ma piuttosto imparare a non farsi intrappolare da essi. Il passato è importante perché ci ha formati, ci ha insegnato lezioni preziose, ma non deve diventare una zavorra che ci impedisce di muoverci liberamente. Il futuro, con tutte le sue incognite, può essere fonte di ansia, ma rimane un territorio inesplorato che non possiamo controllare del tutto. Concentrarsi sul presente significa accettare che ogni momento è unico e irripetibile, e che solo nel presente possiamo trovare la pienezza della vita. Il mantra vivo nel presente, qui e ora, ci invita a radicarci nel momento presente, a essere consapevoli di ogni respiro, di ogni battito del cuore, di ogni sensazione. Ci invita a osservare il mondo con occhi nuovi, a percepire la bellezza dei piccoli dettagli, a essere grati per ciò che abbiamo e che spesso diamo per scontato. È un richiamo a vivere con intenzione, a essere pienamente presenti in ciò che facciamo, che si tratti di un compito semplice o di un'esperienza straordinaria. In pratica, questo mantra ci aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la nostra qualità di vita. Quando la mente è concentrata sul presente, non c'è spazio per rimuginare su ciò che è stato o per preoccuparsi di ciò che sarà. La nostra attenzione è focalizzata sull'azione che stiamo compiendo, sulle persone con cui stiamo condividendo il momento, sulle emozioni che stiamo provando. In questo modo, possiamo vivere ogni esperienza in modo più intenso e significativo, arricchendo la nostra esistenza. Coltivare la presenza mentale è un'abilità che si può sviluppare attraverso la pratica costante. Ogni volta che ci accorgiamo di essere persi nei pensieri, possiamo riportare delicatamente la nostra attenzione al presente, usando il mantra come un salvezza. Questo ci permette di diventare più consapevoli delle nostre abitudini mentali, di riconoscere quando la mente inizia a vagare e di scegliere deliberatamente di tornare al qui e ora. Con il tempo, questa pratica diventa sempre più naturale, fino a trasformarsi in un modo di vivere. Il vivere nel presente è un dono che facciamo a noi stessi. È un modo per onorare la nostra vita, per vivere con maggiore intensità e autenticità. È un percorso di riscoperta del nostro essere, che ci porta a vivere ogni momento con pienezza, senza rimpianti né ansie. Quando scegliamo di vivere nel presente, scegliamo di vivere davvero. Il terzo mantra, la mia pace interiore è la mia priorità, rappresenta una dichiarazione d'intenti, una presa di posizione che trasforma radicalmente il nostro approccio alla vita. In un mondo dove le pressioni esterne sono costanti e le aspettative altrui possono spesso sopraffarci, questo mantra ci ricorda che la nostra serenità non è negoziabile. È un impegno verso noi stessi, un atto di amore e rispetto che ci pone al centro delle nostre scelte. Viviamo in una società che ci spinge a dare sempre di più, a essere sempre disponibili, a rispondere a richieste che spesso superano i nostri limiti. In questo contesto, è facile perdere di vista ciò che è davvero importante, il nostro benessere interiore. Spesso, mettiamo le esigenze degli altri davanti alle nostre, credendo che il sacrificio di noi stessi sia un segno di virtù. Ma a lungo andare, questo atteggiamento ci svuota, ci porta a sentirci esausti, privi di energie e, soprattutto, scollegati da noi stessi. Affermare che la nostra pace interiore è la priorità significa riconoscere che, senza di essa, tutto il resto perde di significato. Quando siamo in pace con noi stessi, siamo in grado di affrontare le sfide della vita con maggiore calma e lucidità. La pace interiore non è solo uno stato di benessere, ma una condizione essenziale per vivere una vita piena e appagante. È da questo stato di equilibrio che nasce la nostra capacità di amare, di essere presenti per gli altri, di creare e di crescere.
Questo mantra ci invita a fare scelte consapevoli, a stabilire confini sani e a prenderci cura di noi stessi, senza sensi di colpa. Significa imparare a dire no quando è necessario, a prendere il tempo per ricaricarci, a coltivare attività che ci nutrono profondamente. È un invito a riconoscere che il nostro valore non dipende da quanto facciamo per gli altri, ma da quanto riusciamo a essere fedeli a noi stessi. La pratica di questo mantra ci porta a considerare ogni decisione attraverso il filtro del nostro benessere interiore. Ci chiede di chiederci, in ogni situazione, questa scelta contribuirà alla mia pace interiore o la comprometterà? Questo non significa essere egoisti, ma piuttosto coltivare una forma di amore per se stessi che è il presupposto per poter amare e sostenere anche gli altri. Quando siamo in pace, possiamo dare il meglio di noi stessi, senza risentimento, senza fatica e senza aspettative irrealistiche. Coltivare la pace interiore come priorità richiede anche di affrontare le nostre paure, i nostri dubbi e di accettare le parti di noi che a volte preferiremmo ignorare. È un percorso che richiede coraggio e sincerità, ma che ci conduce verso una consapevolezza più profonda di chi siamo realmente. Questa consapevolezza ci permette di vivere in armonia con i nostri valori, di essere autentici nelle nostre relazioni e di costruire una vita che rispecchi veramente ciò che è importante per noi. Quando affermiamo che la nostra pace interiore è la priorità, stiamo anche affermando che siamo pronti a prendere in mano la nostra vita, a non lasciarci più trascinare dalle correnti esterne. È un atto di responsabilità verso noi stessi, che ci porta a vivere con maggiore integrità e coerenza. In questo modo, non solo miglioriamo la qualità della nostra vita, ma diventiamo anche un esempio positivo per chi ci circonda, dimostrando che è possibile vivere con serenità anche in un mondo caotico. Questo mantra ci invita a fare della nostra serenità il pilastro centrale su cui costruire tutto il resto. È un promemoria costante del fatto che, indipendentemente dalle circostanze esterne, la nostra pace interiore è sacra e merita di essere protetta e coltivata ogni giorno. Scegliere di vivere con questa consapevolezza è il primo passo verso una vita più piena, più autentica e, soprattutto, più serena. Concludendo questo viaggio attraverso i tre mantra che abbiamo esplorato insieme, voglio lasciarvi con una riflessione profonda. Questi mantra non sono semplici parole, ma strumenti potenti per trasformare la vostra vita. Ogni volta che li ripeterete, state scegliendo consapevolmente di mettere la vostra serenità al centro, di vivere con maggiore consapevolezza e di costruire un equilibrio interiore che vi sosterrà nelle sfide quotidiane. La serenità non è qualcosa che ci viene dato dall'esterno, ma una condizione che possiamo coltivare ogni giorno, con piccole scelte che fanno una grande differenza. Voglio ringraziarvi per aver seguito questo video e per aver condiviso questo momento insieme a me su Whispers of Wisdom. Se questi contenuti vi hanno toccato, se sentite che vi possono aiutare a migliorare la vostra vita, vi invito a iscrivervi al canale. Attivare la campanellina vi permetterà di non perdere nessuno dei prossimi video, che continueranno a esplorare temi che possono ispirarvi e guidarvi nel vostro percorso di crescita personale. Lasciate un like se questo video vi è piaciuto e, se pensate che possa essere utile anche ad altre persone, condividetelo con chi potrebbe trarne beneficio. I vostri commenti sono preziosi. Scrivete cosa ne pensate, raccontate le vostre esperienze o semplicemente lasciate un pensiero. Il vostro sostegno è fondamentale per continuare a portare avanti questo progetto e per creare una comunità dove possiamo crescere insieme, giorno dopo giorno. Grazie per essere qui, per il vostro tempo e per il vostro impegno nel coltivare la serenità nelle vostre vite. Ci vediamo nel prossimo video, sempre su Whispers of Wisdom.